Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova lotta di Pokémon Showdown. Oggi siamo contro That's Just Pissy, una giocatrice di Smogon veramente molto brava, e questa lotta è valida per i playoff dello Smogon Tour. Lo Smogon Tour è uno dei tornei più importanti di Smogon, se non il più importante, e praticamente consiste innanzitutto a fare una serie di tornei settimanali e praticamente in base alle vittorie si guadagnano dei punti. A fine stagione del torneo praticamente vengono estratti 16 giocatori con più punti per poi partecipare ai playoff e ovviamente giocare fino alla finale. Io sono stato uno dei 16 giocatori arrivati appunto in questa fase dei playoff, se non sbaglio sono stato anche l'unico italiano, e ho avuto modo di giocare nel primo round contro That's Just Pissy. Ora non vi spoilerò altro perché comunque potrei appunto darvi informazioni sulla lotta, la guardiamo e poi andremo a fine video a commentare un po' meglio questo torneo. Bene, direi che possiamo iniziare, però prima guardiamo i team. Dalla mia parte c'è Garchomp, Jirachi, Clefable, Latias, Mega Venusaur e Suicune. Lei anche gioca a Garchomp, poi a Menafi, a Mega Gardevoir, a Rotom Wush, Weavile e Jirachi. Jirachi in questo torneo è stato molto utilizzato, non è un Pokémon giocatissimo nella tier overused, però è stato molto giocato perché comunque la presenza di Clefable e di Pokémon folletti è molto ampia. Infatti, come vedete, io ho Clefable e lei ha Mega Gardevoir, e quindi ovviamente c'è bisogno di questo Pokémon in grado di assorbire le mosse di tipo folletto. Poi vabbè, abbiamo Garchomp in entrambi i team perché Garchomp, ragazzi, ve l'ho già detto, è il Pokémon più giocato in overused, svolge un ruolo fondamentale in questa tier e quindi sì, ci sta tutto assolutamente. Bene, dai, direi che possiamo partire per vedere meglio la lotta. Lei parte con Garchomp e io inizio con Clefable prevedendo la sua entrata. Adesso parto di Moonblast aspettandomi le Steeltrock e niente, lei manda in campo Jirachi, però noto che Jirachi non possiede gli avanzi e quindi mi aspetto subito la Scarf, perciò in previsione della retromarcia mando in campo Garchomp a fargli tantissimi danni solo grazie alla sua abilità e al Rocky Helmet. Adesso qua c'è un'alternanza tra Garchomp e Gardevoir, io tolgo il mio Garchomp e mando in campo Clefable per fronteggiare Menafi. Menafi che utilizza Tail Glow, ma non è un problema perché il mio Clefable possiede Unaware, Imprudenza, l'abilità che praticamente non considera i boost, e quindi posso dormire sonni tranquilli. Adesso lei manda in campo Jirachi, ora sostituisce subito il Rotom prevedendo lo switch in Garchomp, ma io sono andato di protezione per recuperare punti salute grazie al desiderio. Adesso Rotom Wash tenta il Will-O-Wisp, io sostituisco e mando in campo Venusaur, che in ogni caso sì, la scottatura può dar fastidio, ma non è così fondamentale. Quindi vado di Knock-Off, ragazzi. Sì, non sono molti Venusaur giocati con Knock-Off, io ho deciso di darlo, perché comunque questo team è leggermente debole a Gengar, e in ogni caso sì, Mega Venusaur lo regge benissimo. Quindi lei riesce a mettere le rocce, ora fa vedere Gardevoir come prima ma non lo mega evolve e torna in campo con Rotom Wash aspettandosi l'entrata di Mega Venusaur. Io comunque non sostituisco e vado di Moonblast riuscendo finalmente a colpire Gardevoir. Ora tolgo Clefable e mando assolutamente Jirachi. Lei va di Hyper Voice finalmente mega evolvendo, ma come vedete Jirachi riesce a reggere benissimo i colpi di questo Pokémon. Vado di Body Slam cercando di paralizzare qualcuno, ma con l'entrata di Rotom questo praticamente non può venire, in quanto i Pokémon di tipo elettro non possono venire paralizzati. Ora tenta il Will-O-Wisp, io vado di protezione per recuperare un po' di salute grazie agli avanzi e mando in campo il mio Garchomp ad incassare il Will-O-Wisp. Questa può sembrare una mossa un po' azzardata, comunque avevo i miei motivi. Innanzitutto volevo mettere le rocce e poi vabbè, tanto ho Lilbel, ho un doppio Wish, infatti questo team si basa proprio sulla core Double Wish di Jirachi e Clefable, insomma. Adesso manda in campo Weavile a fare Icicle Crash per disintegrare il povero Garchomp, che ovviamente se ne va subito a favore di Suicune. Suicune che adesso può andare di Scald. Adesso vediamo qua Nightslash. Lei ha detto che è stato un errore di building. Secondo me no, cioè, perché ovviamente era meglio Knock Off di Nightslash. Secondo me no, però ha sperato un po' più nel crit, in questa mossa che comunque può dare, non lo so, non so bene, perché alla fine Knock Off toglie lo strumento ma poi ha una potenza ridotta, mentre Nightslash ha sempre una potenza maggiore, quindi secondo me non è stato un errore. In ogni caso, qua vediamo nuovamente Rotom contro Jirachi, stessa storia di prima. Rotom va di Will-O-Wisp, io utilizzo protezione per recuperare punti salute questa volta grazie al desiderio e mando in campo Latias.
Will-O-Wisp, questo Rotom praticamente sta spammando Will-O-Wisp dappertutto. Intanto Weavile è andato KO mentre vi parlavo della cosa di Night Slash. E qua sono andato di Psychoshock giusto per danneggiare un po' Rotom Wash, che mi stava dando dei problemi. Nonostante io avessi Mega Venusaur, era riuscito a danneggiarmelo, non avevo entrate così safe. E quindi sì, ho utilizzato un po' di mosse così giusto per danneggiare. Vedete come sta prevedendo molto bene i miei switch. Ha mandato Rotom Wash nuovamente su Jirachi. E adesso qua mando in campo il mio Garchomp, cercando di annullare il Volswitch. Ci riesco. Lei ora va di Will-O-Wisp prevedendo un mio altro switch. E invece no ragazzi, sono riuscito a far entrare Toxic su Rotom. E questa è un'ottima ottima cosa. Qua vado di Dragon Tail, purtroppo lei continua ad attaccare, e Fire Pump. In ogni caso sono riuscito ad ottenere l'entrata safe del mio Venusaur, che qua va di Sintesi e non di Giga Drain, perché mi aspettavo il Volswitch. Purtroppo così non è stato. Vabbè, in ogni caso sono riuscito ad avvelenare Rotom e sono più che contento. Qua vado di Giga Drain, purtroppo entra in campo Jirachi. E quindi in ogni caso adesso sì, non posso tenere Mega Venusaur su Jirachi, che tenterebbe di flincharlo a morte. E quindi mando in campo Suicune, che regge benissimo l'Iron Head, recupera quasi tutti i punti di salute grazie agli avanzi. Quindi sì, il gioco del flinch non funziona. Vado di Rest e Suicune torna in perfetta forma. Adesso contro Rotom Wash decido di mandare Latias, perché oltre a reggere bene i suoi colpi aveva pochi punti di salute, quindi non gli avrebbe permesso di recuperare troppo grazie a Pain Split. E qua vado di Roost per recuperare punti salute. Semplicemente non mi aspettavo, cioè ero sicuro che lui qua avrebbe sostituito o al massimo utilizzato Volswitch piuttosto che Pain Split. Quindi con Psychoshock riesco finalmente a mandare KO questo Menafi. E adesso Gardevoir rientra, io risostituisco con il mio Jirachi, ottimo Pokémon per fronteggiare Gardevoir. Qua lei manda in campo Rotom Wash, vado di Body Slam giusto per danneggiare. E Rotom Wash adesso sta sentendo i danni dell'avvelenamento. Qua sono andato di non sono andato di Protect. Wow, ho utilizzato Body Slam, ricordavo male. Sì, perché volevo semplicemente distruggere quel Rotom e mi aspettavo anche lo switch di Garchomp e Jirachi. Ah sì, giustamente qua non ho usato Protect, ok. Garchomp va di Earthquake sul mio Protect, giusto come al solito per recuperare punti salute. E ora mando in campo Suicune, che riesce benissimo a reggere i colpi delle mosse fisiche. Qua va dei Dragon Tail, purtroppo il mio Sliptalk prende Rest, ma in ogni caso riesco a far entrare Venusaur, che essendo più veloce di Garchomp dopo la paralisi può utilizzare tranquillamente Sintesi. Entra Jirachi ragazzi. Qua io sapevo che Jirachi sarebbe andato di Healing Wish, e quindi utilizzo Sintesi. Adesso Gardevoir recupera tutti i suoi punti di salute. Io, per non far magari crittare il Focus Blast sul mio Jirachi, decido di mandare in campo Suicune al sacrificio. E qua scopro ragazzi che Gardevoir possiede Calmind. E le cose qua si stavano mettendo veramente per il verso sbagliato ragazzi. In ogni caso lei decide di attaccare per non venire bruciata da Scald. E qua ragazzi il mio Latias, avendo Thunder Wave proprio per questa occasione, riesce a paralizzare Gardevoir. E adesso Jirachi può finire i giochi. Vado di Iron Head, Garchomp entra, quindi danneggia con Rogue Skin. E vabbè, in ogni caso stesso gioco che abbiamo più volte visto nella lotta. Jirachi utilizza Protect per recuperare punti salute e ora entra Clefable. Clefable è più veloce di Garchomp, quindi non si preoccupa di nulla. Vado di Wish e qua posso tranquillamente andare di Moonblast. Lei decide di mandare in campo Gardevoir, entra al Moonblast. Clefable acquisisce il desiderio. E adesso nuovamente switch in Jirachi. Ottimo, ottimo Pokémon per fronteggiare Gardevoir. Quindi Gardevoir contro Jirachi. Lei oramai sa di non poter più far nulla e quindi decide di arrendersi. Finisce quindi così il nostro match per i playoff in Horas. Purtroppo ragazzi sono riuscito a vincere Horas, ma ho perso sia DPPP che Black and White. Purtroppo non sono i miei metagame, non sono molto bravo in quei metagame. E nulla, poi Peachy diciamo che è il suo miglior metagame, è Black and White, e in DPPP diciamo abbiamo utilizzato dei team un po' così. Lei mi ha giocato un Explosion Team, io non avevo nessun Ghost e quindi purtroppo l'ho persa.
Avrei potuto vincere anche la Black and White se fossi stato un po' più fortunato, un po' più avventato, ma in ogni caso non mi lamento, ragazzi. Sono riuscito comunque ad arrivare ai playoff. Sono riuscito a vincere un match contro la finalista, perché Dutch Just Peace è stata la finalista imbattuta. Ha perso solo nella finale e contro di me, quindi diciamo che sono contento di questo risultato. Quindi sì, questo era il match, il match per il primo round dei playoff, dove io purtroppo ho perso. Ho vinto la Horus, che comunque mi sembrava molto bella come lotto, e ho deciso di portarvela. Non vi porterò Black and White e DPVP per il semplice fatto che non sono belle lotte, ragazzi. Purtroppo io ho fatto vari errori e sono stato un po' sfortunato, mentre la diamante per la platino è finita in 10 turni, faceva su tutti Explosion, io non avevo Ghost, mi mandava che io tutti, anche Tyranitar con Explosion, non lo so, e vabbè, quindi non è stato un match molto valido. Potrei anche commentarvelo adesso: Explosion morto, attacco, muore dopo Explosion, e finito il match. Quindi ragazzi, io spero vivamente che questa lotta vi sia piaciuta, se avete qualche commento da fare fatelo qua sotto. E noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!